Presidente Amato, voi siete sempre in attesa che si riapra l'ufficio postale di San Michele e intanto soprattutto la gente anziana che vive nel quartiere sta soffrendo. Perfetto, sì, effettivamente è così. Già stamattina eravamo qua presenti con il vicepresidente all'acerbatura delle villette e abbiamo visto che almeno una ventina di persone venivano per la posta perché pensavano che fosse riaperto. Diciamo, il disagio è grandissimo perché c'è molta gente anziana o molta gente che non riesce a collegarsi online, quindi viene qua per fare le operazioni o di prelievo o di deposito o di prendere la pensione. È un disagio enorme per San Michele. Ripeto, avevamo la banca e ce l'hanno portata via. Siamo stati un po' abbandonati, ora abbiamo questo problema dell'ufficio postale e molta gente si viene a lamentare da noi. Noi siamo come comitato, siamo già intervenuti, abbiamo scritto, abbiamo parlato, telefonato, però nessuna risposta e ritengo che a oggi ancora non c'è niente di nuovo. La posta è chiusa e non sappiamo perché. Perché effettivamente come gli altri uffici postali hanno messo del plexiglass a dividere e come fanno la coda in altri uffici postali tipo alla centrale o in piazza Mariano Rossi e fanno la fila, come fanno la fila là potessero farla anche qua la fila. E aspettiamo notizie, siamo fiduciosi e aspettiamo notizie. Carmelo Solarino, che momento è quello attuale per il quartiere di San Michele? Voi spesso, lei in particolare, è stato protagonista negli anni di diverse battaglie, adesso vi siete impegnati per l'acerbatura, però questo problema della posta chiusa vi condiziona tanto? Sì, certo che ci condiziona tanto, perché qua come diceva il Presidente, praticamente è un quartiere di anziani, un quartiere che gente che non può camminare, che deve andare là sotto a fare l'affluenza praticamente, perché se noi lo Stato ci dice che dobbiamo mantenere le distanze, dobbiamo mantenere quello, ed è giusto, però io quando vado là sotto alla posta a Mariano Rossi, che c'è un sacco di gente tutta accumulata, io infatti avevo chiesto alla direttrice, ho detto ma quando è la posta a San Michele? Cioè, non lo sappiamo, dico non lo sappiamo quando bisogna aprire questa posta, io non lo so.